44% per il sì, 34% per il no, molti gli indecisi. Questo secondo i sondaggi all'orientamento degli elettori a poche ore dal referendum irlandese per l'abolizione del divieto di aborto. Nel paese fortemente cattolico l'aborto è un reato per cui si può subire una condanna fino a 14 anni, fatto che ovviamente alimenta la clandestinità e i viaggi all'estero. Si vota questo venerdì. Dover viaggiare aumenta il trauma perché è tutto segreto. Quando devi viaggiare devi ottenere le informazioni di nascosto, non puoi dire a nessuno quello che hai fatto. E poi c'è la pressione finanziaria sulla famiglia. Il governo, in testa il primo ministro Leo Varadkar, è a sostegno del sì nonostante il suo partito liberale abbia formalmente lasciato libertà di coscienza agli elettori. Credo che dovremmo prenderci cura delle nostre donne. Tanti altri paesi nel resto del mondo sviluppato lo fanno. Perché dovremmo essere sempre gli ultimi? La mia decisione è che voterò no. Io non so se le persone ne sanno abbastanza per prendere una decisione del genere. L'esistenza di pillole abortive online disponibili per tutte senza controllo medico è uno degli argomenti usati dal fronte abortista per chiedere di terminare le ipocrisie, cambiare la Costituzione e rendere l'aborto legale entro i primi 3 mesi di gravidanza. Se la gente vota sì all'aborto, di fatto vota per costringere i medici a porre fine alla vita di uno dei loro pazienti, perché in Irlanda la partoriente e il bambino sono considerati ugualmente pazienti. Recenti sondaggi di opinione hanno indicato che il numero di persone indecise per questo referendum è vicino al 15%. Gli indecisi potrebbero essere fondamentali nel determinare se l'Irlanda conserverà l'ottavo emendamento della Costituzione e con esso il divieto di abortire o se l'interruzione di gravidanza in questo paese diventerà legale. L'esito del referendum dovrebbe essere noto sabato pomeriggio. This is Ken Murray for Euronews in Dublin.